Buongiorno a tutti. Diciamo, la notizia buona di oggi è che il piano di risanamento di Interporto si è perfezionato il 30 giugno con due operazioni che erano state previste nel piano e che sono la vendita del terminal intermodale all'attuale concessionario e l'aumento di capitale che è stato sottoscritto da Regione Marche, dal comune di Jesi, dalla provincia d'Ancona, dal comune di Morro d'Alba e da un altro socio, la cooperativa Tadamon. Quindi l'Interporto chiude una fase di risanamento che per quello che mi riguarda è cominciata a settembre del 2019. Quando abbiamo assunto l'incarico in consiglio d'amministrazione, quindi è stato nominato un nuovo consiglio e con il mandato specifico di predisporre un piano di risanamento che doveva essere sia un piano di risanamento finanziario che un piano di risanamento industriale, quindi poi che pensasse anche allo sviluppo. La società era in una situazione di disequilibrio finanziario, quindi l'intervento era necessario. L'organo amministrativo si è attivato, ha predisposto un piano, il piano prevedeva necessariamente un intervento dei soci, non c'era un altro modo di portare l'Interporto in una situazione di equilibrio. Il piano è stato presentato poi alla Commissione europea per l'autorizzazione per gli aiuti di Stato, perché l'intervento comunque del socio pubblico rende necessario un nulla osta da parte della Commissione europea, della direzione concorrenza. Quello è stato, devo dire, un punto di snodo fondamentale, cioè senza il nulla osta non si sarebbe potuto fare il piano di risanamento. Questo piano è stato autorizzato tra virgolette da Bruxelles, perché Bruxelles ha ritenuto addirittura alla stregua di un intervento di un soggetto privato. Quindi ha ravvisato praticamente nel piano industriale presentato da Interporto Marche le caratteristiche di un'operazione sottoscrivibile anche da un soggetto privato. Quindi la parte di sviluppo industriale ha convinto la direzione concorrenza di Bruxelles e ha sbloccato di fatto tutto il piano di risanamento. Questo è accaduto a febbraio di quest'anno, poi i mesi successivi sono stati dedicati più all'organizzazione della parte esecutiva del piano, quindi gli accordi contrattuali, le vendite, le transazioni con i creditori, quindi tutte quelle tecnicalità che ovviamente fanno parte di un piano di risanamento. Il mio grazie va alla Regione Marche che ha comunque continuato a credere nell'infrastruttura, ne ha ribadito la valenza strategica per il territorio, perché pure quello era un passaggio non scontato, e ha contribuito con il personale, con i responsabili delle direzioni competenti anche proprio alla buona riuscita di tutta l'operazione. Adesso si apre una fase nuova, io dico speriamo sia la volta buona, perché quando ho cominciato ad occuparmi di Interporto ne ho visto anche la storia, è una storia che risale agli anni 90, non è sempre stata una storia di successo, quindi un po' di scetticismo immagino che ci sia, però io credo che veramente ci siano oggi le condizioni per poter far svolgere alla società Interporto Marche il ruolo che probabilmente le è naturale, che è quello di sviluppo dell'attività intermodale, quindi di fare un po' da polo, da regista, da parte anche se vogliamo, di un sistema logistico integrato, che oggi la logistica è una cosa importante, fondamentale, anche una cosa abbastanza complessa, quindi le merci arrivano in prevalenza via mare, per cui noi dobbiamo immaginare appunto che ci sia un'integrazione tra le infrastrutture di terra, quelle che chiamiamo interporti, qualcuno chiama retroporti, ma anche le strutture che stanno sul mare, perché le merci, piaccia o non piaccia, devono arrivare da lì. Quindi questo è il futuro che noi abbiamo immaginato per Interporto, è in linea sia con l'oggetto sociale che con la mission storica, ed è in linea, io immagino, anche con la volontà e gli indirizzi della Regione Marche, che oggi ne è socio di maggioranza, perché con la sottoscrizione la Regione Marche
passa dal 63% dell'attuale quota di partecipazione a circa il 95%. Quindi la Regione, diciamo, ha sottoscritto una buona parte dell'aumento di capitale, ma è quasi totalmente proprietaria dell'infrastruttura. Un'infrastruttura che, viste le notizie, diciamo, che circolano sui giornali, credo non ci siano dubbi, ecco, che l'infrastruttura sia un'infrastruttura potenzialmente, diciamo, adatta a fare la logistica, ecco, perché perlomeno quello che si legge sui giornali fa pensare, ecco, che non siamo solo noi a ritenere che l'interporto possa, quindi sia, diciamo, ben localizzata e ben, diciamo, dotata, no, anche di collegamenti, no, alle reti viarie, alle reti ferroviarie, ma ci sono probabilmente forse anche altri operatori che la pensano allo stesso modo. Io avrei finito e quindi passo, diciamo, la parola, sì, all'architetto Goffi. Sì, proiettiamo alcune slide sintetiche per evidenziare, diciamo, questo aspetto. Chiaramente, come è stato evidenziato dal Presidente Carpinelli, a questo punto l'interporto può attivarsi per una sfida per valorizzare il territorio delle Marche, gli aspetti economici delle Marche e per rendere competitivo il territorio. In questa slide si vede appunto l'importanza e la vicinanza tra l'aeroporto e il porto. Come è stato evidenziato, ci saranno rapporti, come dire, privilegiati sia col porto legati alle merci, ma immaginiamo anche con la logistica legata all'aeroporto, perché molte merci oggi, sempre di più, il commercio avviene anche, come dire, tramite voli aerei, per quanto riguarda appunto le merci a livello complessivo. Passiamo alla prossima slide. L'interporto, i primi treni sono arrivati nel 2018, come è stato evidenziato in questo caso è l'ITER, che è stato già presentato dal Presidente Carpinelli, che si è chiuso ieri sera per quanto riguarda l'aumento di capitale. Quindi da ieri sera diciamo che siamo in una fase completamente nuova. Passiamo alla prossima, si rivede l'immagine di prima, passiamo ancora alla prossima. Ecco, in questo caso vediamo anche proprio la parte di logistica legata all'aeroporto, al porto e all'interporto. Dobbiamo immaginare che l'interporto chiaramente ha tutte le infrastrutture necessarie per essere un interporto competitivo e, come è stato evidenziato, questo non è stato solo un nostro obiettivo, ma è un obiettivo che riguarda anche reti ferroviarie italiane e il Ministero Infrastrutture. Il Ministero Infrastrutture ci ha attivato una linea di finanziamento di 4,5 milioni per potenziare la logistica dell'interporto, quindi vuol dire che il Ministero sta credendo su questo interporto. La rete ferroviaria italiana sta potenziando 3 interporti in Italia, uno a Lecco, uno a Napoli e questo, quindi sta attivando la progettazione all'interno della Orte, del programma della Orte Falconara, per potenziare la stazione ferroviaria e per far sì che si possano aggregare treni fino a 750 metri, che è il livello massimo, diciamo, dei treni per quanto riguarda le reti ferroviarie europee. Oggi è 450 metri, quindi queste operazioni sono operazioni che costano decine di milioni di euro e sia RFI che MIT stanno investendo sull'interporto Marche e sull'intera linea. Passiamo alla prossima. Interporto è già dentro la rete sia scandinavo-mediterranea, sia nella rete baltico-adriatica, che fra pochi mesi raggiungerà Ancona. E Interporto è uno dei nodi europei per quanto riguarda, diciamo, le linee principali delle connessioni all'interno dell'Unione Europea. Quindi sono le connessioni che portano appunto dal nord al sud, di cui una già arriva ad Ancona e l'altra ha già fatto tutto il percorso tecnico e in autunno appunto anche la Baltico-Adriatica arriverà fino a Ancona. Oggi è fino a Ravenna, ma ha già fatto tutta la procedura per essere prolungata fino ad Ancona. Quindi vuol dire che sotto questo profilo anche per l'Unione Europea l'interporto è un nodo, lo è già, ed è un nodo importante per quanto riguarda lo sviluppo e le comunicazioni all'interno, diciamo, per le merci all'interno della rete europea. Passiamo alla prossima. In questo caso evidenziamo che i treni a Interporto stanno arrivando non da tantissimi anni, i primi treni sono arrivati, diciamo, dal 2018 con la stazione ferroviaria e, come dicevo prima, è in fase di progettazione il prolungamento. Qui si vede in parte nell'immagine l'Interporto attuale, che è solo una parte dell'intera area, è la parte che è legata alla società Interporto,
ma a livello urbanistico ne è prevista un'altra tanta parte di sviluppo, totale sono circa 100 ettari, e sotto questo profilo si stanno attivando delle aziende fondamentali per quanto riguarda la logistica. Adesso facciamo vedere alcune immagini dove si può vedere il completamento del disegno che è partito alcuni decenni fa e oggi va a completarsi non più interamente pubblico, ma tra una, diciamo, sinergia tra il pubblico e il privato. Passiamo alla prossima. Va bene, questa è l'area appunto oggetto d'espansione. Andiamo ancora alla prossima. Una planimetria, come fa vedere che il rettangolo, diciamo, a destra per chi guarda il video, è uno dei lotti nuovi dove ci sarà una logistica di tipo privato. Quindi il disegno si va a completare, va benissimo così, utilizzando, sopra vediamo come adesso, sotto come sarà, utilizzando le reti che ha già realizzato Interporto. Quindi Interporto è la base per poter far sì che i privati possano attivarsi e possano avere una logistica complementare a quella pubblica. E l'ultima, non so se ce n'è un'altra, è l'ultima. Va bene, questa è una planimetria dove si vede sulla parte sinistra la parte già realizzata, le infrastrutture, chiaramente l'uscita dal 76 e la rete ferroviaria con tre linee di binari che sono già in parte sono utilizzati, in parte relativamente utilizzati, che entrano già all'interno dell'area di Interporto. Passo la parola al sindaco. Grazie a tutti. Allora, buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare il Presidente per l'invito, per l'opportunità che mi ha dato di essere qui presente a questa conferenza stampa. Alcuni pensieri su quello che è accaduto negli ultimi tempi in relazione alla società. Intanto è stato risolto un problema enorme che era fermo da anni e che finalmente sblocca completamente la società Interporto. Devo dire che conosco la problematica perché, essendo sindaco dal 2012, l'ho seguita ormai da diversi anni. In alcuni periodi avevamo pensato che non se ne venisse fuori perché era veramente complessa, se ne è venuti fuori proprio perché c'è stata la volontà politica di uscirne. Aggiungo questo, vedo dei dirigenti qui della Regione Marche, devo assolutamente dire che hanno avuto un ruolo fondamentale e grandissima competenza, perché se no non credo che se ne usciva, ovviamente dando tutti i meriti a chi si è preso la responsabilità in prima persona con gli altri amministratori, parlo del Presidente Cappinelli e degli altri due amministratori. Detto questo, credo che intanto per il nostro territorio è una svolta fondamentale, un'infrastruttura che in gran parte è stata ferma per anni, nonostante sia, credo possa essere veramente strategica in futuro per lo sviluppo del territorio, ovviamente non solo di Jesi ma dell'intera regione. La logistica sta assumendo un'importanza straordinaria alla luce anche di come è cambiato il commercio nel mondo, l'e-commerce ha cambiato completamente i paradigmi e oggi la logistica diventa fondamentale. Noi abbiamo una fortuna incredibile in questo territorio di avere quella che è chiamata la piattaforma logistica delle Marche, porto, aeroporto, interporto che distano non più di 30 km, l'interporto sa credo meno di 30 km l'aeroporto e dal porto e devo dire che anche qui la Regione, mi complimento col Presidente, ha avviato un percorso che spero crei veramente una sinergia vera fra queste infrastrutture, perché queste infrastrutture, la logistica spinta qui nel territorio probabilmente sarà un volano per l'economia del territorio importantissimo. Concludo con l'accenno che ha fatto l'ingegner Goffi, l'architetto Goffi, in relazione ad anche la possibilità di avere gli altri 50 ettari urbanizzati, sarà fatto da un privato e non dal pubblico, però credo che anche in questo caso la sinergia pubblico-privato dovrebbe far decollare in maniera, io credo, incredibile l'Interporto Marche e tutta l'economia delle Marche, perché ci sono i presupposti per fare veramente un grande investimento e ci sarà, credo, un grande ritorno per l'economia del territorio. Dunque, Jesi è
è sul pezzo, farà tutto quello che serve per sviluppare questa infrastruttura e collaborerà ovviamente con le altre infrastrutture, darà il suo supporto per creare questa sinergia fra interporto, aeroporto e porto. Io volevo ringraziare il sindaco Iesi, il dottor Carpinelli e tutti i nostri dirigenti, vedo l'architetto Goffi, la dottoressa di Bonaventura, il dottor Becchetti per lo sforzo profuso da tutti in sinergia, in squadra, in una logica di impegno e di responsabilità. Lo dico perché credo che i numeri che sono dietro a Interporto siano numeri importanti, quelli futuri ma anche quelli passati. Memori dell'esperienza dell'aeroporto, dove la nostra regione aveva investito credo circa 80 milioni di euro per ritrovarsi in una percentuale residuale dell'8,5%, davanti all'Interporto abbiamo numeri ancora più impattanti, un investimento complessivo di 120 milioni che rischiava di essere vanificato e diventare non solo un'incompiuta ma un'infrastruttura completamente ferma, bloccata e che avrebbe bloccato anche lo sviluppo della nostra regione. Quindi veramente un grazie da parte mia, del governo della regione Marche, ma credo veramente di tutti i cittadini marchigiani, perché abbiamo fatto sì che un investimento di 120 milioni di euro oggi possa essere non solo salvato ma fruibile e leva per lo sviluppo della nostra regione. Uno sviluppo che deve essere messo in rete insieme all'aeroporto e uno sviluppo che deve essere messo in rete assolutamente insieme al porto. In questo senso spero che quanto prima avremo la possibilità di un'interlocuzione per portare a termine il protocollo d'intesa tra queste tre infrastrutture, che è un elemento essenziale. Spero che con la Orte Falconara e il PNRR, l'ultimo miglio, si possa dare una spinta importante. Noi ce la metteremo tutta, credo, spero, ringrazio il sindaco di Iesi che ha dato anche la sua disponibilità, è una città importante sulla Valle Sina, è una città importante nelle dinamiche provinciali e regionali. Credo e spero che possiamo riuscire quanto prima a creare veramente un polo logistico di natura regionale e interregionale, anzi potrei definirlo addirittura internazionale. È un elemento essenziale per noi, perché la crisi che colpisce la nostra regione è una crisi profonda. Questo tipo di infrastrutturazione e il dialogo tra le infrastrutture è un dialogo che è essenziale per creare potenzialità, competitività a un territorio, ma per dare anche, perché poi alla fine si traduce in tanti, tantissimi posti di lavoro e la creazione di un indotto che da noi a livello logistico potrebbe rappresentare una vera e propria svolta. Voglio citare alcuni dati che erano pre-pandemia, che ho raccontato altre volte, ma credo che per la maggior parte delle persone sono rimaste dati non colti fino in fondo. Nel 2019, se non erro, abbiamo preso i dati dello scambio di merci tra l'Interporto delle Marche di Iesi e il porto di La Spezia e il porto d'Ancona, cioè davanti a uno scambio di credo oltre 1.000 tonnellate con La Spezia, ma forse anche di più, adesso non ricordo i numeri nel dettaglio, siamo davanti a 0 tonnellate scambiate col porto d'Ancona. Questo rappresenta un dato evidente che non va neanche commentato, cioè se noi abbiamo le infrastrutture che sono collegate ma che non riescono a dialogare, è chiaro che si crea un cortocircuito, e nel cortocircuito, nel ragionamento a compartimenti stagni, non c'è una possibilità di diventare attrattivi e soprattutto si realizza una disfunzione rispetto a quelli che sono stati gli investimenti che si sono realizzati nel nostro territorio. Ricordiamoci che ormai per quello che concerne l'aeroporto abbiamo perso sicuramente la governance, perché ormai la governance appartiene a un fondo,
però anche il ragionamento sull'aeroporto è un ragionamento che noi dobbiamo assolutamente portare a termine, perché l'aeroporto è un'infrastruttura dove i cittadini marchigiani hanno investito milioni di euro, l'ho detto prima, 80 milioni di euro, e che se non è messo a rete non fa competitività con il porto e con l'interporto. Quindi o noi riusciamo a crederci tutti e diamo veramente un grande spessore, un grande livello a queste infrastrutture, ma se una delle tre si sfila dal ragionamento, rischiamo di vanificare la potenzialità di tutte. In questo senso io auspico, tanto insomma è oggetto di, stiamo aspettando di comprendere quello che sarà la decisione del Ministero, ma auspico che il Ministero corra verso la nomina o del commissario o del presidente di questa autorità portuale, per consentire alla nostra regione di non perdere ulteriori spazi, tempi, soprattutto in un momento dove è in discussione il PNRR, tutte le opere compensative del PNRR e il rilancio dell'intermodalità nazionale. In questo momento essere assenti da 8 mesi da quel tavolo è realmente incomprensibile, è come se si volesse penalizzare la nostra regione. La nostra regione e l'Adriatico centrale, quindi anche la regione Abruzzo. Quindi in questo senso auspico veramente che si possa tutti lavorare in maniera determinata, perché trattasi di un'opportunità che difficilmente si ripeterà a breve, e trattasi di un'opportunità che rischia di far riscrivere una pagina straordinaria per la regione Marche, perché oltre all'intervento di un privato possiamo realizzare quello che è stato progettato per tanti anni, ma che finora purtroppo non ha preso diciamo, la piega che noi tutti i cittadini marchigiani, le istituzioni marchigiane auspicavano. Oggi ci sono tutte le condizioni, anche grazie all'investimento che sta facendo, che si sta compiendo sulla Orte Falconara, e oggi ci sono tutte le condizioni affinché sì, riscrivendo, come diceva il sindaco Bacci, anche delle dinamiche diverse, perché la pandemia ha velocizzato quelle che sono anche con la digitalizzazione tutta una serie di usi, costumi e di tendenze, rischiamo di diventare centrali con delle opere programmate tanti anni fa. Questo è l'auspicio, noi ci siamo, ringrazio ancora tutti perché quella che oggi può sembrare, quello che oggi può sembrare un risultato scontato, posso garantirvi che non era così fino a qualche settimana fa, qualche mese fa, e questo è il risultato del lavoro, della responsabilità, dello sforzo di chi si è assunto le proprie veramente responsabilità, caricandosi il destino dei marchigiani sulle proprie spalle. Quindi grazie dottor Carpinelli, grazie a lei e grazie a tutti, all'architetto Goffi, alla dottoressa di Bonaventura e a tutti quelli che hanno lavorato a questa operazione. Un ringraziamento va al sindaco di Iesi, che è stato sempre dal punto di vista istituzionale impeccabile nel dialogo e nella concertazione con la Regione Marche. Quindi è veramente un grazie di cuore, perché lui ha compreso quanto è importante la realizzazione di questa il ruolo di questa infrastruttura nel rilancio della Regione. Allora, se ci sono domande... Vediamo subito una collega in presenza. Intanto una politica per il Presidente, visto che uno dei nomi che sta circolando, non sente? Visto che uno dei nomi che sta circolando quali ipotesi di commissario per l'autorità portuale è quello di Baldassarri, volevo sapere insomma qual è intanto il suo parere. E poi l'altra domanda invece è tecnica sulla questione dell'interporto. L'architetto Goffi prima parlava di 4,5 milioni che arriveranno dal Ministero. Non ho capito per che cosa, se ce lo può spiegare meglio. Architetto, può parlare pure dal mio? Sono dei finanziamenti che legati ad interventi alla logistica per fondamentalmente piazzali legati alla logistica di Interporto, quindi all'interno proprio delle proprietà di Interporto, quindi stiamo parlando della parte pubblica. Interporto sta portando avanti insieme a Regione Marche un rapporto col Ministero
per progettare e realizzare ulteriori spazi per la logistica all'interno dell'interporto, fondamentalmente piazzali, parcheggi per quanto riguarda l'area. Dovevamo interporto adesso, Carpinelli forse può essere più preciso, stiamo facendo il progetto. Sì, sì. Abbiamo partecipato a un bando l'anno scorso, proprio un bando che è una legge che riguardava gli interporti, e c'è stato il decreto di concessione dei contributi firmato dal ministro, quindi abbiamo già il decreto e dobbiamo firmare la convenzione a breve con il MIT. Quindi. Per quello che concerne l'altra domanda, io credo che non abbia neanche bisogno di risposta, cioè alla personalità che rappresenta il professor Mario Baldassarri a livello nazionale e internazionale è una personalità di assoluto livello, cioè, credo che la sua disponibilità dovrebbe fare contenti tutti, tutti quelli che hanno a cuore l'interesse chiaramente delle infrastrutture e della competitività della nostra regione, del centro adriatico. Tra l'altro, per quello che concerne la nostra regione, credo che se noi abbiamo oggi una infrastruttura che non solo ha liberato le Marche dall'isolamento, ma la collegate all'Umbria e al resto dell'Italia, superando un isolamento che durava dal dopoguerra, ma dagli inizi del Novecento, è proprio grazie all'impegno del professor Baldassarri, che aveva ricoperto un ruolo importante da viceministro dell'economia. Quindi questa dovrebbe essere la garanzia della sua capacità e di un valore riconosciuto, stato presidente del CIPE, cioè, ha un curriculum, credo che, ripeto, dovrebbe unire tutti quelli che hanno a cuore l'interesse della nostra regione e del centro adriatico. Sua capacità non solo sul curriculum, ma per quello che già ha fatto. E tra l'altro è un esperto di finanziamenti europei, cosa che in questo momento, nel momento della programmazione, è ulteriormente, cioè io davanti a una disponibilità del genere non avrei neanche mai creduto che una personalità del genere potesse dare una disponibilità per un'autorità portuale.